Anna va alla piscina dell'hotel e si accorge subito che ci sono tre dettagli strani. Riesci a vederli anche tu? Non c'è la scala nella piscina. In cielo ci sono due soli e quel ragazzo sta prendendo il sole con un cappotto invernale. Dopo pranzo, Anna decide di fare una gita in barca. Al molo incontra tre marinai. Bob le offre un giro in barca a vela in cui si pesca, che dura 3 ore e costa 10 euro. Kyle le offre una lezione di immersione individuale a 200 euro, mentre Daniela si offre di farle fare un giro gratis in barca vicino alle scogliere. Ma solo uno di questi tre è un buon affare. Riesci a capire quale? L'offerta di Kyle è troppo cara. Guarda il poster appeso al molo. Pubblicizza corsi di immersione individuali a soli 20 euro. Quella di Daniela non è sicura, invece. La barca ha il fondo rovinato, quindi Anna dovrebbe accettare l'offerta di Bob. Anna si sveglia su un'isola deserta in una calda giornata. Il sole picchia forte, quindi deve affrettarsi a trovare una fonte d'acqua. Certo, c'è il mare, ma non può bere acqua salata. Anna trova una cabina abbandonata con dentro degli oggetti davvero utili. 2 barattoli di vernice vuoti, uno grande e uno piccolo, un rotolo di carta stagnola, una palla da baseball, un vecchio paio di scarpe da ginnastica e altre cose utili. Quale di questi oggetti può usare Anna in combinazione con quelli precedenti per ottenere acqua potabile? Un libro? Una manciata di sassolini? O un sacchetto di plastica? Il libro è inutile in questo contesto. I sassolini sono ovunque, arriva. Anna può riempire metà del barattolo di vernice più grande con acqua di mare e poi metterci dentro quello più piccolo. Dopodiché può usare i lacci delle scarpe da ginnastica per stringere il sacchetto di plastica sopra alla lattina grande. E infine mettere la palla da baseball sopra al sacchetto direttamente sulla lattina più piccola per creare una piccola rientranza. Poi può lasciare questo marchingegno al sole. L'acqua potabile evaporerà e si condenserà sul sacchetto, la cui rientranza spingerà l'acqua nel barattolo di vernice più piccolo. Anna decide di esplorare l'isola. Presto trova un tunnel e ci si perde. In fondo al tunnel, Anna vede 3 fosse che conducono alla libertà. Purtroppo, però, ognuna di esse nasconde un pericolo. Nella prima fossa si nasconde un calamaro gigante, nella seconda una iena affamata, mentre nella terza un porcospino velenoso. Puoi aiutare Anna a scegliere il modo più sicuro per scappare? Anna deve scegliere la fossa con i calamari, perché non possono vivere in condizioni diverse dal loro habitat marino. Quindi dovrebbe aspettare un po' finché il calamaro non si indebolisce e poi scappare in tutta sicurezza. Ad Anna viene fame, quindi va nella giungla a cercare del cibo. Ma non è sola. Riesce a trovare gli animali nascosti in questa immagine? Ci sono 6 animali nella giungla. Eccoli! Una farfalla, un alligatore, un coniglio, un cammello, un serpente e un cervo. Anna trova 3 cespugli con delle bacche. Sembrano tutte buone, ma solo un tipo è commestibile. Puoi aiutare Anna a fare la scelta giusta? Dovrebbe guardare cosa fanno le scimmie. Stanno alla larga dal primo cespuglio perché è una pianta mutante. Vedi? Ha i denti ed emana gas tossici. Le scimmie stanno mangiando le bacche del secondo e del terzo cespuglio, ma sotto al terzo si nasconde un cobra. Quindi quello più sicuro è il secondo cespuglio. Durante la passeggiata, Anna si scotta. Quale oggetto della cabina può usare per rinfrescarsi? Foglio di alluminio? Acqua dolce dal barattolo di vernice? O la spugna con un po' di acqua di mare?
La spugna con l'acqua salata non farà che peggiorarle l'irritazione cutanea. L'acqua potabile, però, è troppo preziosa per essere sprecata così. L'alluminio, invece, è un ottimo strumento. Jake e Sara si stanno rilassando in un resort di lusso dopo un'estenuante conferenza di lavoro. Ma c'è qualcosa che non va. Che cos'è? L'acqua della piscina è ghiacciata. E cosa c'è di sbagliato in quest'immagine? A differenza del suo riflesso, la donna non indossa alcuna collana. Controlliamo qual è il tuo potere magico. Non dimenticare di tenere traccia dei tuoi punti. A. Qual è il tuo momento preferito della giornata? Mattina? Sera? Notte? Pomeriggio? Non riesco a scegliere. B. Quale superpotere preferiresti avere? Teletrasporto, super velocità, telepatia, super forza, visione a raggi X. C. Congratulazioni, ora ce l'hai, ma con un grande potere avrai delle grandi responsabilità. Cosa ci farai? Sposo la mia cotta, governo il pianeta, divento ricco. Divento eremita nel deserto. Salvo le persone. D. Come ti trovi con le altre persone? Sono rispettoso e neutrale. Non riesco a immaginare la mia vita senza i miei amici. Non mi piacciono gli altri. Sono un po' introverso. Mi piace stare in compagnia. E. Qual è il tuo colore preferito? Nero, rosso, blu, giallo, viola. F. Un mago ha bisogno di un cristallo. Scegli quello che ti piace di più. Rubino rosso, ametista viola, diamante bianco, opale arcobaleno, agata nera. G. Qual è la tua fonte di ispirazione? Amore, competizione, arte, natura, giochi. H. Quale ti rispecchia di più? Voglio essere popolare. Sono abbastanza intelligente. Sto lontano dai drammi. Voglio che tutti siano felici. Farò di tutto per vincere. Ora conta i tuoi punti e scopri il tuo potere magico. 8-14 punti. Telecinesi, la capacità di spostare e manipolare gli oggetti. 15-20 punti, magia degli elementi, puoi controllare il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra. 21-26, magia dell'amore, hai la capacità di creare delle bellissime coppie. 27-33, ipnosi, puoi creare delle illusioni molto convincenti. 34-40, guarigione, la tua energia guarisce il corpo e l'anima. Guarda attentamente l'immagine. Riesci a vedere l'auto che viene da un'altra epoca? Esatto, eccola qui. Guarda l'immagine. Cosa pensi stia succedendo? Chi sta mentendo? Se hai scelto l'opzione A, probabilmente sei una persona molto indipendente, preferisci non chiedere aiuto agli altri anche quando ne hai bisogno.
E se hai optato per l'opzione B, la tua famiglia è la cosa più importante per te. Scegli sempre di prenderti cura degli altri, anche se hanno torto. Gemma è andata in un ristorante con il fidanzato Mike. Poco dopo aver finito di mangiare, Mike si sente male. Gemma chiama l'ambulanza e la polizia e un detective interroga il personale del ristorante. La cameriera dice che non ha toccato il cibo, ha solo preso l'ordine e l'ha passato allo chef. La lavapiatti dice che lava bene i piatti con sapone di alta qualità. Lo chef dice di aver preparato il pasto secondo l'ordine ricevuto. Chi sta mentendo? Lo chef, dai un'occhiata al suo armadietto e al suo tatuaggio. È l'ex fidanzato di Gemma, ha avvelenato Mike per gelosia. Will lavora in un bar. Un giorno sua moglie Diana è andata a trovarlo. Quale dei clienti è la moglie? Will è sposato con la donna a destra, hanno tatuaggi simili sul collo. Le altre ragazze sono clienti casuali che hanno lo stesso nome. Greg e la figlia Mia sono andati a fare una passeggiata dopo aver trascorso un anno separati. Guarda queste sei persone da molto vicino. Quale coppia è padre e figlia? Hai ragione! Lo scienziato pazzo Fred ha accidentalmente riportato in vita una mummia, ma la sua creazione è fuggita dal museo. Seguendo la mummia, Fred è arrivato al parco. Guarda quest'immagine. Puoi aiutare Fred a trovare la mummia? È laggiù, dietro il chiosco dei gelati. Carina stava per prendere una laurea in storia e dopo le lezioni le piaceva andare al museo di storia per leggere dei libri e imparare cose nuove. Un giorno, mentre la ragazza stava lì a studiare, è andata in bagno, lasciando le sue cose alla scrivania. Quando è tornata, ha scoperto che il suo portafoglio era sparito. Noel ha detto che non aveva nemmeno prestato attenzione a Carina o alle sue cose. Tucker ha detto che in quel momento stava parlando al telefono con un suo amico. Lyra ha detto di non aver rubato niente. Chi mente? Tucker, è vietato parlare al telefono nel museo? La signora Moore aveva una regola. Se le sue figlie volevano mangiare il gelato di sera, dovevano fare le faccende domestiche durante il giorno. In un martedì di pioggia, è tornata dal lavoro e ha chiesto alle figlie cosa avessero fatto. Charlotte ha detto che aveva passato l'aspirapolvere al secondo piano. Indiana ha detto che aveva fatto il bucato. Polaris ha detto di aver innaffiato le piante in giardino. Chi non mangerà il gelato? Polaris ha detto che aveva annaffiato, ma perché? Fuori pioveva. Il detective Callum è in missione per trovare un vampiro e un elfo. Sa già che il vampiro vive nella casa rossa sul lato sinistro della via. Guarda attentamente questa famiglia e trova il vampiro. È lui! Sta passando davanti a uno specchio, ma non c'è alcun riflesso. Ora torniamo all'elfo. Vive nella casa sul lato destro della via e il detective Callum ha iniziato a sorvegliare la casa. Per fortuna ha individuato due persone, ma chi è l'elfo? Deve essere questo qui. Guarda, ha le orecchie a punta. Il signore e la signora Mitchell hanno chiamato la polizia. Hanno detto che il figlio, studente in una scuola privata, non è tornato da scuola. Il problema è che soffre di amnesia. La polizia ha iniziato a pattugliare la città e ha trovato tre adolescenti con amnesia che non conoscevano i loro nomi o quelli dei loro genitori. Eppure sono riusciti a capire chi fosse il figlio del signore e della signora Mitchell. Tu ci riesci?
il ragazzo al centro. Il figlio del signore e della signora Mitchell è andato a scuola quella mattina e non è più tornato. Quindi deve indossare ancora la sua uniforme. Phoebe attraversa ogni giorno il confine tra due nazioni, in sella alla sua bicicletta e indossando un enorme zaino. Ogni giorno i doganieri controllano la sua borsa, ma non hanno mai trovato nulla di proibito. Eppure sono sicuri che Phoebe non ha buone intenzioni. E in realtà hanno ragione, ma non riescono a capire cosa c'è. Tu riesci a capirlo? Senti qui, ogni volta Phoebe usa una bici diversa. Contrabbanda biciclette! La signora Adams torna a casa e trova i tre figli che erano stati messi in punizione senza poter guardare la TV. Quando sta per entrare in casa, sente la TV accesa, ma quando entra è spenta. Serenity è in giardino. Dice alla mamma che era qualche ora che stava sistemando i fiori. Cressida si trovava di sopra nella sua stanza a fare i compiti. Everett era nel garage a suonare la chitarra. Chi sta mentendo? Serenity. Nessuno lavora in giardino con un vestito simile. Inoltre è completamente pulita e non ha alcun attrezzo da giardino. Oliver è terribile a fare i bagagli. Ogni volta che va da qualche parte, prende sempre cose di cui non ha bisogno. Oggi deve fare le valigie per andare in campeggio. Da un'occhiata al suo zaino e dimmi cos'è che non gli servirà durante il viaggio. Guarda, c'è un bollitore elettrico. Non c'è elettricità nella foresta, quindi può lasciarlo a casa. Ora guarda cosa ha preparato Oliver per un fine settimana a casa dei suoi genitori. Di cosa non avrà bisogno? Ci sono due asciugamani enormi. Sono abbastanza sicuro che i suoi genitori abbiano degli asciugamani. Può anche lasciarli a casa. Oliver ora sta andando in vacanza su un'isola deserta e ci passerà un paio di giorni cercando di sopravvivere da solo. Di cosa non avrà bisogno? Ma no, non puoi portare un laptop. Si scaricherà subito. Finalmente Susie stava per andare in vacanza e voleva andare in Messico. Viveva da sola, quindi ha chiesto alla sua amica di prendersi cura delle sue piante e del suo gatto. L'amica ha accettato e ha portato tutto a casa sua, ma quando Susie è tornata si è resa conto che qualcuno era stato a casa sua mentre lei era via. Ma come l'ha capito? Susie vive da sola, ma guarda, sono stati consegnati diversi pacchi mentre lei... Ogni giorno feriale, Kennedy mangia una mela mentre va al lavoro. Un giorno nota una donna che vende fiori. La donna dà un mazzo di fiori a un uomo dicendo «sandwich al tonno». Il giorno dopo dice «yogurt» a un'altra persona. Il terzo giorno «uova». Kennedy si incuriosisce e si avvicina alla donna per prendere dei fiori. La donna dice «mela». Qual è la sua abilità? La donna sa sempre l'ultima cosa che il suo cliente ha mangiato. Simon ha una cotta per una ragazza. Dopo un po' le chiede di uscire. Per impressionarla, le dice che si era sottoposta a uno speciale programma di addestramento segreto e che era stato sulla Luna. Ha con sé una foto come prova. La ragazza dà un'occhiata, ma non crede a Simon. Perché? Nell'immagine Simon è in piedi sulla luna. Eppure c'è un'altra luna sullo sfondo, il che è impossibile. Potrebbe anche essere bravo con Photoshop, ma sicuramente non ha curato i dettagli. La signora Stevenson, una facoltosa donna anziana, vive da sola da anni. Ha una stranezza interessante. Ogni volta che qualcuno suona il campanello, lei non apre la porta senza essersi prima messa il cappotto e il cappello. Riesci a indovinare perché?
non conosce l'identità del visitatore finché non apre la porta. Se quella persona le piace, le racconta di essere appena tornata a casa e la invita ad entrare. Se è qualcuno con cui non vuole perdere del tempo, dice che sta per uscire. La signora Jordan è appassionata di musica. Per questo ha iscritto sua figlia Gianna alla scuola di musica. La donna fa esercitare la ragazza ogni giorno. Una volta, in partenza per un viaggio di lavoro di 2 settimane, chiede a Gianna di esercitarsi ogni giorno e la ragazza accetta. Quando torna 2 settimane dopo, si accorge che Gianna non si è minimamente esercitata. Come l'ha capito? Il pianoforte è pieno di polvere, quindi non viene usato da molto. Un gruppo di alieni ha scoperto il pianeta Terra e ha deciso di studiarne la popolazione. 4 si trasformano in umani e arrivano sul nostro pianeta per iniziare l'esplorazione. Nonostante tutto, non riescono davvero a fingere di essere umani. Dai un'occhiata a queste foto e prova a trovare un alieno. Ecco la prima. Vedi qualcosa di strano? La pelle di questo tizio è blu. Deve essere l'alieno. Questa è più difficile. Vedi un falso umano qui? È inverno e fa freddo, ma questo tizio indossa solo pantaloncini. È una capacità poco umana quella di tollerare le temperature fredde. E questa? Dai un'occhiata a quello che questo tizio sta mangiando. Non sembra affatto cibo umano. Ok, qui cosa vedi? Hai notato che ha 6 dita? Scommetto che è lui. La signora Lawrence ha 3 figlie a cui non permette di uscire dopo le 8 di sera. La donna era al lavoro quando una vicina l'ha chiamata dicendo di aver visto una delle sue figlie al centro commerciale. La signora Lawrence ha subito chiamato le sue figlie. Mia dice che aveva giocato a badminton. Nicole dice che aveva avuto una sessione di studio online con i suoi amici. Quinn dice che aveva giocato al computer. Chi ha mentito? Mia. Non poteva giocare a badminton da sola e poiché le sue sorelle erano occupate, non potevano giocare con lei. Ho un'amica, Anna. Sua madre è la persona più insolita che conosco. Ha i capelli verdi, indossa gonne con i pantaloni e ha un procione domestico. Ha anche 3 figlie. La sua figlia più grande si chiama Mercoledì, la figlia di mezzo si chiama Giovedì. Puoi indovinare come si chiama la figlia più giovane? Beh, è la mamma di Anna, quindi la sua 3ª figlia si chiama Anna. Il primo giorno di college, Ruby è scomparsa. Un detective interroga 3 sospettati. La signora Collins, la direttrice, il signor Wright, l'uomo delle pulizie, e Cassidy, la migliore amica di Ruby. La signora Collins dice che era stata impegnata con le pagelle di metà quadrimestre e che non aveva lasciato il suo ufficio. Il signor Wright dice che non aveva nemmeno visto la ragazza. Cassidy dice che avevano passato tutto il giorno insieme. Ma poi Ruby è andata a casa. Chi sta mentendo? Deve essere la direttrice, la signora Collins. Era il primo giorno di college. Non è possibile che ci siano già le pagelle di metà quadrimestre. Della e Aurora dicono sempre la verità, ma il giorno dei loro compleanni mentono sempre. Oggi è 3 settembre e il loro amico Mark chiede loro quando sono i loro compleanni. Della dice era ieri. Aurora dice è domani. Il giorno dopo il ragazzo fa loro la stessa domanda, ma le risposte non cambiano. Quando sono i compleanni delle ragazze? Ognuna ha mentito un giorno, quindi questi 2 giorni devono essere i loro compleanni. Della ha detto era ieri, entrambe le volte, quindi il suo compleanno deve essere il 3 settembre. Il giorno dopo, infatti, ha detto la verità. Il 4 settembre è il compleanno di Aurora. Ha detto la verità il primo giorno e poi ha mentito il giorno del suo compleanno.
quattro finaliste di un concorso di bellezza si stavano preparando per l'ultima esibizione. All'improvviso Helen ha visto che qualcuno le aveva rovinato l'abito, quindi ha interrogato le altre ragazze. Courtney ha detto che si stava truccando, lo stilista poteva confermarlo. Jennifer era troppo impegnata a parlare con i giornalisti e Kelly stava scattando delle foto per Instagram. Chi ha rovinato l'abito di Helen? È stata Jennifer. Dai un'occhiata ai suoi capelli, nasconde delle forbici. I genitori di Jim sono andati in campagna e lo hanno lasciato da solo con il cane Chuck. Era venerdì sera e Jim ha deciso di dare una festa. Ha invitato tre dei suoi amici e quando sono arrivati Chuck ha iniziato ad abbaiare agli ospiti. Così Jim ha chiuso il cane nella stanza dei suoi genitori. Mezz'ora dopo Jim è andato a vedere il cane, ma quando ha aperto la porta ha scoperto che il cane era sparito, anche se tutte le finestre erano chiuse. Jim ha interrogato gli ospiti. Rob stava giocando ai videogiochi. Nora stava facendo un ballo per TikTok in soggiorno e Dan stava preparando degli spuntini in cucina insieme a Jim. Chi ha rubato il cane? I genitori di Jim gli hanno fatto uno scherzo. Vedi? Sono tra i cespugli e il cane è insieme a loro. Guarda l'immagine. Riesci a individuare il ladro? Si nasconde dietro l'albero. Guarda queste scimmie. Tre di loro sono diverse. Le vedi? Questa scimmia tiene in braccio il suo piccolo. Questa nasconde una banana e questa sta guardando nella direzione opposta. L'infermiera Zoe ha ricevuto un messaggio anonimo in cui si affermava che un vampiro era entrato nell'ospedale. Durante l'ispezione, Zoe ha trovato tre persone nel corridoio: Jules, Sam e Debbie. Aiuta Zoe a capire chi di loro è un vampiro. Debbie ha del rossetto rosso su tutto il viso perché è andata a trovare il suo ragazzo Sam. Guarda, si stanno segretamente tenendo per mano. Sam ha delle tracce del rossetto di Debbie sul viso e sul collo. E Jules porta un enorme zaino con una macchia rossa. Deve aver rubato del sangue. Guarda l'immagine. Chi riuscirà a fuggire dalla prigione? Il primo prigioniero. Si è già sfilato la catena al piede. E il secondo prigioniero ce l'ha ancora attaccata. Guarda attentamente queste donne. Una di loro è un ladro. Riesci a identificare il criminale? È la terza donna. Ha in mano il telefonino che appartiene alla quarta donna. Il suo ritratto è stampato sulla custodia. Da tempo Nancy vuole visitare una mostra del suo artista preferito. E quando la mostra giunge nella sua città, Nancy chiama tre dei suoi amici per andare con lei, ma loro si rifiutano. Wendy le dice che deve andare a un concerto e ha già comprato i biglietti. Shannon le dice che è malata e non vuole uscire. E Vicky deve portare la sorella a un corso di danza. Nancy si arrabbia molto e decide di rimandare la sua visita al museo al giorno successivo. Dopo un paio d'ore Nancy guarda i social media dei suoi amici e si infuria. Uno dei suoi amici le ha mentito. Chi è il bugiardo? È Shannon. È con Wendy al concerto. Di prima mattina la dottoressa Jill arriva in ospedale e va nel suo reparto per visitare dei nuovi pazienti. Quando Jill li vede, capisce subito che uno di loro non è un vero paziente. Chi è? È la prima. Il colore dei capelli della donna nella foto è diverso dai suoi.
Al detective Daniel è stato chiesto di andare in un hotel. Qualcuno aveva derubato una delle stanze. Il detective ha controllato i filmati delle telecamere di sicurezza, ma non ha visto nulla di sospetto. Poi ha interrogato gli ospiti dell'hotel. Karen gli ha mostrato un biglietto per il teatro e ha detto che la sera prima era andata all'opera. Jane era molto stanca, quindi è andata a casa e si è addormentata. Harold ha passato la serata in piscina e non ha notato nulla. Puoi aiutare il detective Daniel a identificare il ladro? Jane è un ospite dell'hotel. Perché dice di aver dormito a casa sua? Era la notte di Halloween e Joy stava preparando la casa per una festa. All'improvviso un gruppo di persone in costume ha suonato al campanello e ha gridato «Dolcetto scherzetto!». Joy è andata in cucina, ha aperto il frigo e ha visto che tutti i dolcetti che aveva preparato erano scomparsi. Ha chiamato le sue tre sorelle e le ha interrogate. Beth ha detto che stava facendo un bagno, Mary era uscita a comprare delle decorazioni per un compleanno ed Erica stava guardando un tutorial di trucco per Halloween. Quale sorella ha preso i dolci? Mary ha detto che aveva comprato delle decorazioni per un compleanno, ma era Halloween. Se non la mantieni, si rompe. Che cos'è? È una promessa. A Susan è stato chiesto di descrivere i suoi figli. Ha detto, sono tutti dai capelli rossi, tranne tre. Tutti biondi, tranne tre. Tutti mori, tranne tre. E tutti con i capelli rosa, tranne tre. Quanti figli ha Susan? La risposta è 4. Uno dai capelli rossi, uno dai capelli rosa, uno moro e uno biondo. Lisa è una top model ed è stata trovata priva di sensi nel suo camerino durante un servizio fotografico e portata in ospedale. I medici hanno detto che aveva avuto una grave reazione allergica, ma quando Lisa è tornata in sé ha detto di non aver mangiato nulla. Il suo manager era molto preoccupato e ha interrogato tutti coloro che erano stati con lei. Il truccatore ha detto che aveva truccato Lisa e non l'aveva vista mangiare. La donna delle pulizie ha detto di aver pulito il camerino con prodotti biologici e anallergici. La rivale di Lisa, Nora, ha detto di essere rimasta al servizio fotografico tutto il giorno e di non aver notato nulla di strano. È stato il truccatore. Il rossetto era l'unica cosa che Lisa avrebbe potuto ingerire. Guarda queste immagini. Quale di queste persone sta rischiando di più? La ragazza sta rischiando di meno. È seduta al secondo piano e sotto c'è una piscina. Il ragazzo sta rischiando di più. L'edificio su cui è seduto è più alto. Vedi le nuvole e gli aerei? Ci sono 5 limoni in una ciotola. Ne porti via 3. Quanti limoni hai adesso? Hai 3 limoni che hai preso. Il re Gerald ha una bellissima figlia di nome Teresa e 4 principi sono andati dal re sperando di sposarla. Ma il re ha deciso di verificare quanto fossero intelligenti e ha organizzato un concorso. Teresa era al centro di una stanza grande 70x70 metri e i principi erano in piedi in ogni angolo su delle piccole scatole. Il primo principe a toccare la mano di Teresa sarebbe diventato suo marito. Non potevano lasciare i loro posti o usare altro che le loro mani o il loro ingegno. Uno dei principi ha capito subito cosa fare e ha sposato la principessa. Cosa ha fatto? Teresa, vieni qui per favore. Ha detto a Teresa di avvicinarsi e le ha toccato la mano. Puoi trovarmi sulla Terra, su Marte, su Mercurio e su Venere. Ma non mi troverai mai sulla Luna, su Giove o su Plutone. Che cosa sono? Sono la lettera R.
George ha ricevuto un SMS anonimo. Diceva che un rapinatore era appena entrato nel supermercato dove lavorava. George è corso nel corridoio e ha visto quattro donne incinte nel reparto farmacia. L'uomo ha osservato le signore, ha capito chi era il ladro e ha chiamato la polizia. Come l'ha capito? La donna a destra è l'unica che non ha un carrello o un cestino. Sta mettendo la spesa dentro la sua pancia finta. Immagina di essere in una stanza senza porte o finestre. Come puoi uscire? Basta non immaginare più la stanza. Victoria ha deciso di fare al nipote Rick un regalo insolito per il suo compleanno. L'ha chiamato nella sua stanza, gli ha mostrato la cassaforte e gli ha dato una bottiglia chiusa con una chiave all'interno. Tesoro, questa è la chiave della mia cassaforte. Puoi tenerti tutti i soldi se riesci ad aprirla. Ma devi estrarre la chiave senza togliere il tappo o rompere la bottiglia. Buona fortuna! Rick ha accettato la sfida e ha iniziato a pensarci su. E tu, come faresti per estrarre la chiave? Spingi il tappo dentro la bottiglia e otterrai la chiave. Guarda l'immagine. Cosa c'è che non va? Nel riflesso la signora tiene la borsa nella mano sbagliata. Amy aveva una cotta per il suo vicino. È andata da una strega del posto di nome Sally per chiederle aiuto. Sally ha detto che avrebbe preparato una pozione d'amore viola. Con la luna piena, Sally ha preso un foglio di carta con la ricetta della nonna per fare la pozione. Ha mescolato tutti gli ingredienti tranne l'ultimo. Poi una folata di vento ha fatto volare via la ricetta. Sally era disperata. Non ricordava il nome dell'ultimo ingrediente, ma sapeva per certo che la pozione doveva essere viola. Aiuta Sally a finire il lavoro. Dovrebbe aggiungere l'ingrediente blu. Quando mescoli il blu e il rosso, diventa viola. Harry e altri tre videoblogger si sono recati in un canyon. Volevano fare un video su questo luogo misterioso. Sono rimasti lì tutto il giorno e la sera si sono riuniti intorno al fuoco. Ma poi ha iniziato a piovere e sono andati a dormire in tenda. Al mattino Harry si è svegliato. Scopri che prima di partire il tuo amico detective ha dato il tuo numero a tutti i suoi conoscenti. E ora uno di loro ha bisogno del tuo aiuto. Ti rechi in una gioielleria. Un cliente è lì da diverse ore progettando di acquistare un costoso anello di diamanti per la moglie. Ma qualcuno gli ha rubato il portafoglio mentre era nel negozio. Il direttore, è stato lui a chiamarti, ha chiesto a tutti i clienti di rimanere in gioielleria fino al tuo arrivo. Guardi attentamente queste persone. Cerca di capire chi ha preso il portafogli. È l'uomo con la fasciatura sul braccio destro. La fasciatura non va bene perché è stata avvolta sopra la manica della giacca e non sotto. Bussi a una porta, una donna con una benda sulla testa è in piedi accanto a te. Un uomo apre la porta. Mi scusi, gli dici. Un vaso è caduto dalla sua finestra un'ora fa e ha colpito questa donna sulla testa. Ho dovuto portarla in ospedale. Adesso sta bene, ma deve risarcirla. Possiamo entrare? L'uomo impallidisce, ma vi fa entrare. Non può essere, le finestre erano chiuse perché siamo appena rientrati in casa. Sono rientrato nel mio appartamento 2 ore prima che voi arrivaste. Ti rendi conto che l'uomo sta mentendo e chiami la polizia. Come l'hai capito? Hai notato una pentola con dell'acqua che sta bollendo in cucina. Se l'uomo fosse rientrato da pochi minuti, l'acqua non avrebbe avuto abbastanza tempo per bollire. Ora una tua amica ha bisogno del tuo aiuto. È la proprietaria di un supermercato. Una folata di vento le ha strappato di mano una banconota da 100. E i soldi sembrano svaniti nel nulla. La tua amica è convinta che l'abbia presa un cliente. Ma nessuno lo ammette. Chiedi a tutti di andare nell'ufficio amministrativo quando una donna esclama: «Non è giusto che ci accusino di furto!» Ecco, può controllare le mie cose.
Per favore, venga con me in ufficio per parlarne, le dici. Dopo che la donna si rifiuta di seguirti, chiami la polizia. Come mai? La donna è in piedi sopra la banconota da 100. Se ti seguisse, la banconota si vedrebbe. La mattina dopo piove e ti viene affidato un nuovo caso. Per indagare devi andare nell'ufficio di una grande azienda. Rebecca, la ragazza che ti ha chiamato, lavora lì. Ti dice: «Sono appena tornata da un brunch e ho scoperto che qualcuno ha colpito il responsabile delle risorse umane». Interroghi tutte le persone in ufficio. Laura è andata lì per un colloquio. Ti dice che è un po' arrabbiata con il responsabile. L'ha fatta aspettare ben oltre l'orario dell'appuntamento. Tuttavia, dice la ragazza, non picchierei mai nessuno. Sono anche troppo minuta per farlo. Gary, che lavora nel reparto marketing, afferma di non aver visto il responsabile delle risorse umane. È stato in riunione dalla mattina fino all'ora di pranzo. Jacob, che fa il ricercatore, dice che è andato in bicicletta al bar per prendere un cappuccino. Ed è appena tornato. Ti rendi subito conto di chi ha colpito il responsabile delle risorse umane. È stato Jacob. Sia la bici che i suoi vestiti sono asciutti e puliti. Com'è possibile se fuori piove? Esci dall'ufficio di Rebecca e ti arriva una notifica. Vedi un messaggio con un indirizzo sconosciuto. Ti rechi sul posto. Un uomo ti incontra davanti alla porta di un grande edificio. Sta tremando. Quando entri ti ritrovi in una grande sala buia e vedi due contenitori pieni di liquido trasparente. Due donne galleggiano all'interno, sembrano identiche. Una è mia moglie, ma non riesco a capire quale e posso aprire solo un contenitore. Giri intorno alle donne e le esamini. Poi indichi una di loro. Quella è tua moglie. Come l'hai capito? Il nome dell'uomo è Mark, è scritto sulla sua giacca. La moglie è la donna con la lettera M tatuata sul braccio. Ricevi un'altra notifica sul telefono, lo guardi e vedi un messaggio. È del tuo amico detective. C'è solo una parola sullo schermo. Aiuto! Ma questa è un'altra storia.